Signor Frizzi, ascolti questa voce. Ho 10 anni. Sono nata nel 1988. Ma la mia vita è cominciata 10 anni fa. No, è ricominciata 10 anni fa. Non è semplice. Quando un signore distinto con un camice bianco viene verso di te, sorride mesto guardando i tuoi e dice: leucemia mieloide acuta. Il 21 maggio di 10 anni fa ho sbattuto la porta in faccia alla sfortuna, perché non ci volevo stare. E soprattutto perché, dopo aver a lungo cercato un donatore compatibile, finalmente a Roma qualcuno aveva detto: ok, sono pronto. Eri tu, Fabrizio. Tu hai detto: d'accordo, lo faccio. La generosità è una parola con cui tanti si riempiono la bocca. Tu, invece, in silenzio, con la semplicità e la riservatezza, l'hai fatto davvero. Mi hai donato il tuo midollo osseo. Ed ora il mio sangue è il tuo sangue. Grazie, Fabrizio. E l'ultimo mio desiderio è che tutti i bambini colpiti da questa terribile malattia possano guarire e trovare anche loro un dolcissimo fratellone come te. Il collegamento con noi è voluto essere qui in trasmissione in questo giorno di grandissimo dolore. Valeria, per te lo chiamavi sempre fratellone, Fabrizio, no? Era un fratello davvero. Sì, per me è sempre stato il mio fratellone, perché è la persona che mi ha dato la sua vita ed è una cosa indescrivibile. Perché per me tutti i donatori sono gli angeli su questa terra, in particolar modo lui, perché ho avuto l'opportunità di conoscerlo. Valeria, tu come avevi scoperto che era proprio Fabrizio Frizzi la persona che ti aveva donato il midollo e che ti aveva salvato? È stato per puro caso, perché allora io ho fatto il trapianto domenica 21 maggio, e la domenica di solito non fanno i trapianti proprio perché manca il personale, per ovvi motivi. E invece mi viene fatto proprio di domenica, e dopo una settimana che feci questo trapianto, in TV allora c'era mia mamma che era con me in ospedale e mio papà a casa assieme a mio fratello e mia sorella, che allora erano piccoli, e gli disse, in questo programma condotto da Romina Power e Fabrizio Frizzi, che era per tutta la vita, Romina disse: vedete questo uomo ha donato il suo midollo, e come l'ha fatto lui, lo dovete fare tutti. Allora mio padre chiama mia madre e dice: guarda che è lui il suo donatore. E io ho detto, in quel momento mi ricordo perché ancora. Perché tu conoscevi il nome, sapevi che si chiamava Fabrizio il tuo donatore? No, io sapevo soltanto che era maschio, aveva 41 anni e veniva da Roma. Basta, per legge della privacy non dicono nient'altro. E poi appunto in TV viene detto questo. Invece dopo 3 anni dal trapianto, allora la legge non era restrittiva, diceva che il donatore si poteva conoscere. Invece arrivò il 2003 e uscì una nuova legge per tutelare sia il donatore che il ricevente. Diceva che non si potevano più conoscere. Allora io ne parlai con l'ematologo e l'ematologo mi disse: Valeria, l'unica cosa che puoi fare è scrivere una lettera in anonimato al centro trapianti di Genova. E così ho fatto. Ho scritto questa lettera senza scrivere dettagli, ho scritto soltanto la vita che facevo, che andavo a scuola e che gli ero grata per tutta la vita. E io non ci contavo su una risposta, perché ho detto: vabbè, io ci provo, però non è come una vincita, cioè è una seconda vincita. Allora ho detto: vabbè. Invece dopo mesi mi arrivò una lettera di risposta, solo cosa c'era di anomalo in questa lettera?
Beh, io scrivevo a mano e quindi la lettera che l'ho indirizzata a lui era tutta scritta a mano, invece la lettera che ho ricevuto era scritta a computer. La cosa particolare è che il nome non doveva essere cancellato perché il nome non è indirizzabile a una persona, ma è molto generico perché tutti si possono chiamare in tale nome e invece era stato cancellato tale nome. Allora è lì che ho avuto la conferma che era lui perché nei caratteri a computer ci stava tutti la parola Fabrizio. E niente, in 3 anni ci siamo corrisposti le lettere fino ad arrivare al 2006. 2006 fu l'anno che io, prima di andare a scuola, mi recavo sempre al bar a fare colazione. E lì per puro caso apro il giornale locale di Verona. E leggo che il giorno prima aveva presentato la Stra Verona. E io ho detto, caspita, io sono sempre in centro a Verona, come mai non l'ho visto? Allora ho detto, bene, io scrivo una lettera. E in più c'era scritto un altro articolo che diceva appunto che la sera avrebbe presentato la partita del cuore. Allora ho detto, appunto, scrivo la lettera e mi giro tutti gli hotel di Verona, qualcuno gliela consegnerà. Però in questa lettera c'avevo tutto quello che era vietato per legge, quindi c'erano appunto le mie foto, c'era il mio recapito telefonico, i miei indirizzi email, tutto c'era in quella lettera. Mi giro tutti gli hotel importanti di Verona e tutti mi dicevano: Valeria, guarda con tutto il cuore, ma qua lui non c'è, c'è Gianni Morandi, c'è Claudio Baglioni. Io dicevo: no, per me è lui la persona importante, perché è la persona che deve ricevere questa lettera. Allora giro anche la stessa maniera anche in tutti i ristoranti del centro di Verona e tutti a dirmi la stessa identica cosa. Allora torno da mio papà mi fa, ascolta, la cosa che possiamo fare, andiamo direttamente allo stadio di Verona, qualche cassiere gliela consegnerà questa lettera. E niente, allora mi giro tutte le casse e tutti a dirmi i cassieri, no Valeria, io la lettera non gliela consegno. Finché arrivai in curva sud e un cassiere mi disse: Valeria, io la lettera non gliela consegno, ma la cosa che posso fare per te è darti la divisa da fotografa ed entri in campo direttamente. Io lo guardo, avevo 17 anni e gli dissi, ho detto va bene, ok. E mi misi questa divisa. Entro per la prima volta allo stadio di Verona e A un certo punto, Valeria, tutti. la partita stava finendo, la trasmissione televisiva stava finendo, tu sei entrato in campo, che cosa è successo? È successo che, a prescindere che la lettera l'avevo data a una persona che appunto è distinta, e lui mi disse: Non ti preoccupare, la lettera gliela consegno io. Finita la partita, mi chiama mio papà e io gli dico: Papà, adesso stiamo arrivando. E invece no, è stata la cosa più forte di me perché ho detto io adesso lo voglio conoscere di persona, lo devo ringraziare di persona per tutta la vita, che l'opportunità di vivere questa vita. Allora arrivai lì con forza perché non mi volevano più fare entrare alle cancellate, lui stava salutando tutte le persone con vari problemi gravi di salute, finché io ero l'ultima e gli ho detto piacere, sono Valeria. Lui ha capito subito chi ero, ha aperto la giacca e mi ha detto: Avevo capito subito che la lettera l'avevi scritta tu. Ed è stata l'emozione più grande della mia vita perché mi ha abbracciato fortissimo. E da allora siete rimasti poi in contatto, no, Valeria? Fino a rivedervi poi anche Sì, lì da Max. siamo sempre stati in contatto perché appunto lui è venuto ai miei 18 anni, ai miei 20 anni, ho fatto la gita a Roma con la scuola e lui mi è venuto a prendere in hotel. Diciamo che è sempre stato un fratellone, mi ha sempre fatto gli auguri di compleanno, mi ha sempre fatto gli auguri perché appunto il 21 maggio per me era il secondo compleanno della mia vita. Poi E tu, quando Valeria, purtroppo nel due. lo volevi a un momento molto importante della tua vita, no? Sì, io il 1° settembre di quest'anno
mi devo sposare, e quindi io all'inizio di questo mese sono scesa apposta a Roma, perché appunto gli volevo dare l'invito e avrei avuto il piacere che era lui il mio testimone. Sei riuscita a dare l'invito? Le parole che... Sì, questo sono riuscita, però l'avevo visto che stava tanto male e subito ho capito che appunto non stava per niente bene, e ho avuto la conferma, perché lui, essendo una persona tanto sincera, vera, come poche, la cosa che mi disse è: Valeria, io non ti prometto niente, ma cercherò di esserci. Valeria, grazie per la tua testimonianza. Niente. Grazie. La cosa che voglio ricordare a tutti è che lui fino alla fine mi disse, come tante altre persone che io ho conosciuto, che soffrono tantissimo, arrivano all'apice della sofferenza, la cosa che mi fa andare avanti è la mia famiglia, in particolar modo mia figlia e mia moglie, e tu, Valeria, perché mi dai la forza di andare avanti. Grazie, grazie Valeria.